Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 19 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Segno fortunato. Una giornata perfetta, come canta Capossela. Così canta Capossela in quel vecchio pezzo intitolato Una giornata perfetta. Eccovi servito su un vassoio lunare il vostro giorno perfetto. Con la bianca signora in segno d'acqua, intrigono al vostro e in simultanea al fantasioso Nettuno e al saggio Saturno, ma in buona amicizia anche con la coppia Sole-Mercurio, garante di affari promettenti, buoni voti e spostamenti senza rischi. Un filo più problematico, invece, il viaggio di lavoro oltreoceano, vi mancano i vostri cari e con la lingua fate un po' di confusione. Sospiro di sollievo la sera. Chiacchierando con connazionali, almeno non dovrete spremervi le meningi alla ricerca del vocabolo giusto, urge un corso di conversazione. Sopravvento di scrupoli e rimorsi, vi sentirete in colpa per quanto vi è successo in passato o di recente. Tuttavia il vostro comportamento non vi sembrerà alla fine ingiusto. Ma potreste incorrere in altri errori soprattutto a persone che si presenteranno a voi come candide persone. Ma in realtà sono pronte a sfruttarvi e a mentirvi. Prudenza e perspicacia necessarie. Una notizia inaspettata potrebbe destabilizzarvi. Siate cauti. E soprattutto non fatevi prendere dall'ansia. Se un conoscente vi ha delusi iniziate a guardarvi intorno e fate in modo da evitare per il futuro altre delusioni del genere. Affinate in voi il buon senso e scegliete di conseguenza chi frequentare. Nettuno oggi vi consiglia di non confidare le vostre idee e progetti, questi potranno realizzarsi solo se resterete riservati e se saranno meno possibili le persone che conosceranno i vostri progetti. Se dovete sostenere un colloquio per un lavoro abbiate cura di arrivare puntuali e ben preparati, potrebbe essere l'occasione giusta per voi. Oggi ad alcuni potrebbe essere proposto un lavoro part-time o a termine. Se volete riuscire in una cosa che vi sta a cuore, vi serve un progetto e un paino di azione senza dei quali non andrete molto lontano. Buone occasioni per migliorare, anche se di poco, la propria posizione lavorativa. Malintesi e contrattempi in agguato. Attenti a tutto ciò che è tagliente e in particolare a oggetti di vetro o di cristallo. Maneggiate coltelli e forbici con prudenza. Molte cose buone potrebbero capitarvi in amore, siete però legati da lacci e lacciuoli che vi tengono fermi, troppo fermi. Provate a liberarvi presto da questi lacci che non vi fanno spiccare il volo. State per scoprire un segreto, non allarmatevi. Spesso ciò che è celato va a nostro vantaggio. Monotonia in amore, tutto sembra fermo e statico. E non sarete certo voi a dare la botta di vita. Pazientate. Guidata da Urano, Saturno, Nettuno, Sole in aspetto di forte positività, rispettivamente dal Toro, dai Pesci e dalla Vergine, se siete nati nella terza e nella prima decade cancerina, la configurazione astrale è per voi benefica in linea di massima. Solo qualche pianeta nel Capricorno e in Bilancia possono, però, incrinare un quadro felice. Marte e Plutone, infatti, si dispongono in angolo disarmonico e vi complicano un poco la vita familiare, i rapporti interpersonali e amicali. Si rende opportuno per voi procedere con la vostra abile diplomazia, onde evitare le facili incomprensioni. La Luna in Scorpione in aspetto formidabile vi rende ancora agili e guizzanti nelle acque, che siano esse dolci o salate. Il nuoto, la pesca o, anche semplicemente, le lunghe passeggiate in spiaggia. Sono la chiave del benessere. Dolce anche se un po' gelosa la luna acquatica in Scorpione, che sottolinea la forza dei sentimenti e la profondità delle vostre storie di cuore. Molto amore per i figli, ai quali fornite sempre spiegazioni esaurienti, specie ora che la scuola è iniziata e con i compiti hanno sempre bisogno del vostro supporto. Ma non parlate solo di storia e matematica, ciò che intendete passare loro sono i vostri ideali. I principi alla luce dei quali siete stati allevati, perciò ci credete profondamente. Amore ed Eros. Felicissimo batticuore, coinvolti al 100% a qualsiasi età, ragazzini alla prima cotta,
giovani mamme per il loro puppo, maturi coniugi sempre innamorati. Il sentimento è un'emozione che vi trasforma, accendendovi lo sguardo e mantenendovi sempre giovani. Venere e la Luna, le vostre madrine ideali, vi sostengono. Se siete single, Marte e Plutone dissonanti possono rivelare qualche freccia spuntata all'arco dei conquistatori innati che siete. È necessario adottare una tattica di seduzione semi-passiva. Non vi pentirete di questa classica modalità amatoria, che saprete mettere in atto con successo. Lavoro e denaro. Giornata ideale per chi viaggia per lavoro, dall'agente di commercio al macchinista del treno, dal pilota d'aereo alla guida turistica, spostarvi, muovervi vi piace così tanto da non considerare nemmeno i piccoli contrattempi che complicano la giornata. Li vedete come esperienze che hanno qualcosa da insegnare. Bello spettacolo serale, non quanto il tramonto sul mare, ma si fa quel che si può. Ottimi risultati di una giornata di lavoro faticosa vi fanno capire che siete sul punto di scalare alcune vette che vi sembravano insuperabili. Benessere. In ottima forma, basta andare, cambiare ambiente, latitudine, cielo, per sentirvi subito un altro. Ecco il vostro segreto, vivere ogni volta una sfaccettatura diversa di voi stessi, cambiando personaggio, ruolo e copione, divertentissimo. Denaro? Vi lanciate nello shopping selvaggio specie se appartenete alla terza decade e se siete rappresentanti del gentil sesso. Sappiate tuttavia tenere però sempre un atteggiamento di oculatezza economica. Per lei, un buon libro è sempre un amico insostituibile. In qualsiasi situazione e a qualsiasi latitudine. Facendo valigia non dimenticatevi almeno un paio di volumi. Per lui, impossibile non dare la buonanotte ai vostri figli, anche se siete all'altro capo del mondo. Benedetta la tecnologia che vi consente un filo diretto continuo e a costo zero. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.